entriamo nel vivo delle premiazioni del premio Cuore Amico con la figura di padre Giovanni Gentilin nella sezione dei religiosi. Grazie, la invito a salire, la introduco. Vicentino dal 1989 lavora nelle Filippine, in particolare nella periferia di Manila, in un quartiere di Tondo. Quando è arrivato non c'era nulla, baracche, palafitte, città definita pattumiera. Padre Giovanni si è impegnato in questi anni, come vi dicevo all'inizio, nell'educazione scolastica, nella formazione al lavoro, ma non solo, anche tante iniziative legate al mondo della salute, in particolare per curare e accompagnare i malati di tubercolosi. Grazie al premio Cuore Amico, Padre Giovanni sosterrà due progetti. Chiediamo un po' di spiegarci. Il primo è il piatto della gioia, il secondo è respirare la vita. Grazie, Padre Giovanni. Buongiorno a tutti, primo, e buona salute a tutti. Ecco, avete sentito un po' il curriculum della mia vita, e a dire il vero, ho speso già 20 anni di sacerdozio in Italia prima. Non avevo mai avuto l'idea di lasciare il paese. I miei superiori mi hanno chiesto: te la senti di andare in Filippine? Io ho risposto: a far che? Perché le Filippine a quei tempi erano lontane, oggi no, con i mass media sappiamo tutto. Bene. Dopo 8 mesi di consultazione, avevo la mia mamma ancora al mondo e avevo anche l'altro mio fratello sacerdote, ho detto di sì, partiamo, come Abramo, però non avevo l'idea di dove andavo a finire. Faccio parte, sono membro dei padri canossiani, Canossa, anche storicamente. Richiama Maddalena Gabriella di Canossa, era una riccona di Verona, ha lasciato tutto e si è data ai poveri, non solo alle ragazze, ha pensato anche ai ragazzi, perché erano divisi anche a quei tempi. E ha cominciato a Venezia questa congregazione e non i primi canossiani, non sacerdoti, fratelli. Poi c'è tutta una bellissima storia, interessante storia, di cui faccio parte con orgoglio. E così è cominciata l'avventura, molto dura all'inizio, anche perché ho studiato la geografia, la storia, però poi prima lingua inglese. Io avevo studiato francese ai miei tempi. Quindi a 45 anni cominciare a imparare la lingua non è facile per nessuno. E poi con l'inglese imparare la lingua filippina, chiamata Tagalog. Anche perché una mia insegnante di inglese mi ha detto: se vai a Tondo devi imparare la lingua filippina. Perché? Nella cultura dei poveri, se io celebro in inglese, parlo in inglese, non mi accettano. Non mi accettano. Perché per loro l'inglese è la lingua dei ricchi. Quindi è stato un po' tribolato i primi 2 o 3 anni, poi un po' alla volta, perché quando c'è l'impegno si riesce a superare qualsiasi ostacolo. E poi anche il carisma di noi canossiani è questo: di lavorare, collaborare con i poveri. Difatti, di fronte all'arcivescovo di Manila alcuni anni fa, il cardinale Rosales, in una riunione presbiteriale, ho detto davanti a tutti: non mi piace di dire chiesa per i poveri,
poveri. Perché per me ha un significato, io ho e io ti do, ma con i poveri. Allora adesso, dopo alcuni esempi reali della mia vita laggiù, voglio darvi due brevi riflessioni maturate in 37 anni nelle Filippine. Definizione di povero. Una definizione di povero perciò non può che essere larga, anche perché quando ero in Italia nel mese di ottobre, mese missionario, davo anch'io il mio obolo, però nella cultura qui era quello di dar da mangiare, è la prima cosa ed è giusto, perché se non si mangia, sacco vuoto non sta in piedi, si dice, no? Quindi una essere larga. Povero è colui che in modo permanente o temporaneo si trova in condizione di debolezza, di dipendenza, contraddistinta dalla mancanza di strumenti di potere e di considerazione sociale. Ecco perché Papa Francesco ha usato la parola gli scarti. Quindi di considerazione sociale, ossia di denaro, importante, di relazioni, di influenza, di qualificazione tecnica, di vigore fisico, i poveri sono fragili anche fisicamente, di capacità di cultura, di libertà e dignità personale. Questo è il povero. Il servizio ai poveri discende direttamente dal Vangelo, anzi ne è parte essenziale. L'esempio di Gesù è non solo illuminante. Quanto tempo spendeva per aiutare i poveri, i malati, i soli, gli esclusi, gli emarginati, i peccatori? L'amore per i poveri è una dimensione essenziale della fede. È sullo stesso piano dell'onore a Dio, e onore nel senso di pienezza dell'amore. Non si può onorare Dio se non si onorano anche i poveri. Gesù è chiarissimo, Dio stesso è presente nei poveri, ecco perché i poveri non sono degli esterni a cui dare elemosine e offrire servizi. Anche questi sono importanti. Per i cristiani i poveri sono sacramento, ossia segno di Dio in mezzo a noi. E dobbiamo considerarli pertanto come nostri fratelli e nostre sorelle, veri e propri parenti. Anzi, i prediletti tra tutti. Ecco perché la carità che deve animare il cristiano è un'energia spirituale che spinge a cambiare il mondo partendo dai poveri. Ecco, questa è una riflessione semplice ma anche significativa per me stesso. Allora, noi siamo entrati in sintonia con Cuore Amico già con mio confratello, che ha speso la sua vita nell'isola di Samar, è la terza isola delle Filippine, anche la più povera, in piena giungla. Padre Edoardo, che è deceduto prima del Covid, perché era rientrato in Italia anziano, e ormai privo di forze. E quando lui ha lasciato e veniva ogni 3 anni che veniva in Italia per vacanze, diciamo, veniva sempre a Brescia, a Cuore Amico. Quando lui ha lasciato, ho continuato io a avere la connessione con loro, con Cuore Amico. Quindi è un cammino insieme che è ormai storico per noi.
e ci aiutano, danno il supporto soprattutto per le adozioni a lunga distanza, far studiare i ragazzi, perché quando sono andato a Tondo mi sono ricordato che durante il liceo classico abbiamo studiato la Divina Commedia, il nostro padre Dante, e un versetto dell'Inferno, non mi ricordo il capitolo, ha detto: non siamo nati per vivere come bruti, ma per conseguire virtù e conoscenza. È stata un po' la scintilla, perché ho visto a Tondo, e Tondo è l'ambiente, il luogo più famigerato per le Filippine e non solo, dove tutti sono delinquenti, compresi anche noi sotto un certo aspetto. Invece per me, con la mia esperienza, ci sono buoni e cattivi dappertutto. Va bene. Abbiamo cominciato col mio paese, al mio paese Arzignano Vicenza. Avevo amici e anche è stato un ottimo propulsore il mio fratello qui presente, il dottor Giorgio. E poi si è allagato a Roma, dove ho speso 13 anni in Borgata, anni 70, terribili per l'Italia, poi in Val d'Aosta, poi a Cavarzari, in provincia di Venezia, quando appunto il mio padre generale mi ha detto: te la senti andare nelle Filippine? E quindi, eccola, cominciata la mia avventura, gran parte della mia vita, 37 anni. E così, grazie a tanti italiani che aiutavano i nostri ragazzi poveri ad andare a scuola, avere cultura, perché tanti poveri non conoscono nemmeno il loro paese, perché hanno una connessione psicologica provocata soprattutto con la Seconda Guerra Mondiale del Pacifico, e quindi le Filippine, gli americani, eccetera. Se io dico dov'è Cebu, una città del sud famosa delle Filippine, loro mi dicono in America, tutta America, tutta America. E no. E poi anche i poveri hanno l'idea di almeno una volta in vita di andare in America. Ma io con la vostra, l'America è qui, è il vostro paese, è un bel paese, tropicale paese, eccetera, tante cose. Ed è un paese ricco di risorse, ha tutto, petrolio, il gas, l'oro, tutto, tutto, tutto. Però come mai il 70%, più del 70% sono poveri? Come? Facile capire, no? Le corporazioni straniere, quei politici, si mangiano tutto e lasciano le briciole al 70% della popolazione. Pagati male, pensate, ogni giorno, secondo un report della diocesi di Manila, più di 2.000 filippini, 90% donne, lasciano il paese per andare a lavorare all'estero. E oggi 20 milioni circa sono fuori dal loro paese, con gravi problemi, distanza, famiglia, nostalgia del paese, eccetera. E qua devo dire che in Italia, soprattutto le Filippine, sono le favorite degli italiani, perché intanto sono molto religiosi i filippini. Adesso io non discuto che tipo di... sono religiosi. E in Italia danno un esempio agli italiani. Ecco, la messa, il pregare. E poi nella valigia, quando vanno fuori, portano sempre la statua piccola del Santo Niño, il bambino Gesù di Praga, importato dagli spagnoli agli inizi, quando Magellano ha conquistato e ci ha rimesso la pelle, insomma, capito? Sono molti. E poi, quello che mi ha colpito all'inizio, sono sorridenti. Non perché sono stupidi, perché si può essere sorridenti anche nella stupidità. No. Infatti, sui libri di turismo del sud-est asiatico, la Malesia, la Thailandia, il Vietnam, eccetera, ogni paese ha una sua caratteristica.
Le Filippine sono dichiarate, definite, dove l'Asia si riveste del sorriso. Incredibile, hanno tanti problemi, eppure ti fanno il sorriso. E questa è una bella cosa, vuol dire che c'è qualcosa di positivo nella loro vita. Poi, un altro punto, anche un'altra cosa, Brescia, il cuore amico, eccetera, e voglio nominare anche che qui in Brescia c'è un gruppo, Una mano per i bambini bresciano, e c'è qui il fondatore, siamo molto amici, i quali sostengono, oltre adozione a lunga distanza, da alcuni anni hanno fondato un asilo per i bambini, per i più piccoli, i più fragili, i più scartati. Quindi proprio in Brescia praticamente c'è un legame quindi anche con il nostro territorio, con questa associazione e con il suo impegno nelle Filippine. Riusciamo a Padre Giovanni a entrare nel tema dei due progetti, il piatto della gioia, quindi contro la malnutrizione, e poi respira la vita. Due progetti. Uno, tanti bambini sono malnutriti, non c'è da mangiare, perché io distingo, c'è la miseria e la povertà. La miseria vuol dire che non c'è da mangiare ogni giorno, c'è mancanza proprio, povertà, non c'è da mangiare anche una volta al giorno. E cosa si mangia? In tutta l'Asia, come da noi c'è il pane, in tutta l'Asia c'è il riso. Ecco, mangiano riso, pesce essiccato al sole, e quando ti va nello stomaco viene bollito, viene cotto nell'olio, ti spacca lo stomaco. E poi anche tanti bambini hanno la pancia gonfia, abbiamo visto tante foto nel mondo, no? Perché ce l'hanno anche gonfia? Perché mangiano riso, bevono tanta acqua, e lo stomaco si gonfia, però non ha vitamine, non ha proteine, non ha niente. Questo per farsi passare lo stimolo dell'appetito. Ecco questo. E si gonfiano anche adulti, eccetera. Ora abbiamo da alcuni anni il progetto dei bambini malnutriti. Vengono a mangiare, eccetera, hanno tutto, anche vengono visitati, insomma, perché la mancanza di cibo, la prima malattia che viene di effetto è la tubercolosi. E le Filippine, sempre nel ceto povero, il 60 circa per cento della popolazione è malnutrita ed è tubercolotica. Allora, unito a questo, abbiamo il progetto della riabilitazione della tubercolosi, della durata di 6 mesi. È un buon periodo. E il titolo di questo progetto è Respira la vita. È molto bello. E abbiamo cominciato con il mio confratello Padre Stefano, anche lui che non c'è più. Abbiamo cominciato con un gruppo di Roma, perché a Roma noi canossiani abbiamo due parrocchie. È cominciato da lì, Respira la vita. E dopo si è propagato in altre parti d'Italia. Quindi abbiamo questi due progetti molto importanti, soprattutto per i bambini. Per i bambini. Uniti, prima ho accennato, uniti alla cultura. Ecco allora che è partito il programma CTCF, Canossa, Tondo Children Foundation, Children. Si parte da loro, il futuro della società. Parte dai più piccoli. Con queste adozioni. E sono venuto in Italia, abbiamo fatto un tour molto, molto impegnativo, con 3 miei collaboratori che sono qui,
Se vogliono anche alzarsi in piedi, così li vediamo. Sì, Dartes Carmelo. Grazie. Angela. Questa ragazza, no ragazzina, anche perché le Filippine imbrogliano sull'età. Ossia dimostrano molto meno le donne che da noi in Italia. 4 anni fa viveva nella nostra missione della giungla di Samar. 4 anni fa. Ha studiato, si è diplomata. Ah no, in economia, diplomata a 26 anni. Pensate, si è trovata dopo 4 anni a Roma, la prima tappa, a San Pietro, in Vaticano. Si è così commossa che è scoppiata a piangere dall'emozione. Bene, fa parte della cultura anche questo. E poi c'è, dove è andato a finire? C'è in fondo, in fondo. Beniamin, un altro prodotto che si è diplomato nello studio e adesso è un validissimo collaboratore, coordinatore del progetto. Allora, questo progetto in pochi anni si è ingrandito perché c'è il passaparola anche in Italia. Ho una ragazza nelle Filippine che studia, curiosi, posso farlo anch'io? E così è una catena. Prima del Covid ne avevamo ben 1800 ragazzi che potevano studiare, grazie agli italiani. Poi il Covid ha fatto un macello nel mondo, perché anche in Italia non è che quelli che aiutano a studiare siano dei ricconi, capito? Anche tanti sono pensionati, dalla loro pensione tolgono quei 10-20 euro, è bellissimo questo, no? La solidarietà, la collaborazione. Il Covid ci ha ridotti sopra i 1000, sotto i 1000. Stiamo riprendendo un pochino, un po' alla volta, anche considerare la situazione mondiale, economica, guerre, insomma, siamo in un momento di, come dicono nel filippino, halu halo, confusione, halu halo. E ha prodotto, ho sentito anche prima, c'è scritto anche 3.830 ragazzi diplomati. E parecchi sono anche ad alto livello, i quali adesso non si sono dimenticati da dove vengono e hanno cominciato ad aiutare altri loro concittadini a poter studiare, avere un diploma, avere un futuro, capito? E questo è stato molto molto bello, perché anche alcuni miei confratelli, giustamente, dice, Padre Giovanni, di loro i diplomati che lavorano, come hanno ricevuto di ritornare qualcosa? Però io, la mia filosofia, ho detto, verrà il momento che qualcuno, in qualcuno scatterà l'idea di darsi anche agli altri a collaborare. E questo momento è già scoppiato, diciamo, da pochi anni. Poi un altro, volevo dire anche questo, a ricordare cosa è successo quest'anno, perché i poveri sono violentati da altri livelli politici, eccetera, violentati. Manila oggi ha 20 milioni di abitanti, enorme, e in questa, sono 15 città messe assieme, Metro Manila. Ha 5 diocesi col vescovo. Pensate un po' che marea di gente. Allora, in questo contesto, circa 5 milioni sono poveri, i cosiddetti squatters, i baraccati, e vivono sul territorio del demanio. Lo Stato dice, oh, non hanno casa, non hanno niente, lasciamoli lì. Però i grandi industriali, i ricconi, hanno bisogno di spazi, soprattutto a Tondo,
nel nostro territorio. Allora, cosa è successo quest'anno, ma anche prima? Mandano delle persone pagate a piccare il fuoco. E il fuoco divora, distrugge in poco tempo, perché i baraccati vivono diciamo, non si può dire neanche case, in baracche di legno, eccetera. E sapete com'è? Da gennaio fino a un mese fa, 3 incendi gravissimi. L'ultimo, 1500 famiglie hanno perso tutto, incenerito. Allora, cosa fanno? La strategia? Vi sembrerà una cosa un po' allucinante, invece è reale. Prendono dei gatti, li bagnano di benzina, ci danno fuoco e i gatti scappano dentro in questi vicoli e bruciano tutto. Una. Però con questa strategia, soprattutto da politici, perché il prossimo anno ci sono delle votazioni, distruggono tutto, però dopo sono i primi a dare una mano a ricostruire. Danno materiale, cemento, legno, tutto quello che serve. Però in questo terzo incendio, alla maggioranza, per ordine del sindaco, eccetera, proibito ricostruire la propria baracca. Proibito. Perché hanno bisogno di spazi. Una. E ne abbiamo avuti 3. Per fortuna non abbiamo avuto vittime, perché io ricordo l'incendio una settimana prima delle Torri Gemelle dell'America. C'è stato un grosso incendio ad Happy Land, hanno anche bei nomi, Terra Felice. Tutte baracche, migliaia di persone. E lì abbiamo avuto 7 morti, 3 ragazzi, un pompiere, una mia amica, una vecchietta, tutta storta, sola, cieca. Non è riuscita a scappare o avere aiuto ed è morta. Ecco, questa è una violenza che ci fa ai poveri. Come ho detto, il povero non ha forza, è fragile, non ha voce. E noi cerchiamo di dare voce. Grazie. Grazie a padre Giovanni Gentilin, che riceve il premio Cuore Amico da Monsignor Pier Antonio Tremolada. Sì, davanti. Come vi dicevo, il premio permetterà a padre Giovanni di portare avanti due progetti, il Piatto della Gioia e Respira la Vita. Grazie ancora per il suo impegno. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.